Delegato ai rapporti con la Regione Calabria, Don Colmanese, che procede a salutare. Intanto avviciniamo il premio che ritira l'ingegner Sidipo. Buonasera a tutti. Intanto vorrei ringraziare a nome di tutti quanti i 1000 lavoratori che ci stanno in Sistema OS, l'amministrazione e la commissione che ha ritenuto in questo caso di riconoscere praticamente un premio così prestigioso dedicandolo proprio a questi lavoratori. Cambio. Non mi avete sentito prima e non vi siete persi niente. Stavo semplicemente ringraziando la commissione e il sindaco per praticamente l'attenzione che ha dato a questa azienda. L'azienda non è composta chiaramente dall'ingegnere singolo, l'azienda è composta da 1000 lavoratori, 1000 cittadini reggini, 1000 ragazzi che si sono confrontati con l'Italia intera e che si confrontano minuto dopo minuto, che non fanno attività telefonica di call center, preciso, fanno lavori di alto profilo. Noi abbiamo uno dei tanti come rappresentanza affidato alla qualificazione fornitori mondiale di Enel. Sono reduce da Matera con la voce rauca perché ci siamo stati premiati come il primo servizio in Italia di Enel, e dietro di noi c'erano colossi come Accenture e Matita altri. È un'azienda, cioè io vorrei un attimino allacciarmi a un qualcosa che hai detto precedentemente, caro Giuseppe. Quando hai detto che il premio ci dà un titolo in cui ci nomini cavalieri di Reggio Calabria, io mi sento cavaliere di Reggio Calabria perché quel premio l'ho avuto e mi sono messo a disposizione della città, ma non per un imprenditore legato al profitto, come imprenditore legato al sociale, perché questa città ha bisogno di questa realtà, ha bisogno di capire che effettivamente i giovani possono fermarsi qua. Noi abbiamo esattamente questi numeri, 1000 lavoratori, 400 mamme, abbiamo messo su un asilo nido, e qui lo possiamo dire ufficialmente, ecco, con il sindaco abbiamo stabilito che inizialmente 3 posti verranno dedicati alle famiglie bisognose di Reggio Calabria e altri successivamente man mano che noi avremo la possibilità di crescere. Detto questo, si è cercato di fare un qualcosa che sia effettivamente la normalità fuori l'eccezione da queste parti, però per dare convinzione che se noi ci crediamo, se crediamo nel territorio, crediamo nella nostra terra, io ci ho creduto perché potevo sicuramente spostare l'asse come hanno fatto tante altre gente che io non mi voglio minimamente paragonare a questi competitor che mi trovo di fronte. Non sono voluto andare in Albania, non sono voluto andare in Romania, sono voluto rimanere qua perché qua è la mia terra. E questa soddisfazione di avere questi ragazzi, di vedere delle mamme crescere i propri figli, di vedere effettivamente le famiglie che si uniscono all'interno dell'azienda, non li può ripagare nessuno. Quindi dico grazie alla città e amiamola questa città perché lo merita. Grazie a tutti. Grazie.